Questa mattina facciamo foto a cuccioli che non ne hanno nemmeno una, niente, zero. Cuccioli sconosciuti che però sono entrati qui in canile in 7 quando erano piccolini. Allora erano troppo piccoli, non potevano fare il vaccino, ok, ma ora sono pronti, hanno la doppia vaccinazione e sono bellissimi. Qui ce ne sono 4. In fondo vedete una cucciola scura, lei è Patata, ma ha trovato adozione, parte sabato. Quindi qui abbiamo 2 maschietti e 2 femminucce e accanto qui altri 2, un maschietto e una femminuccia, fanno parte della stessa cucciolata. Erano 7, il 7° fratellino è morto purtroppo. Dobbiamo dedicarci a questi qui, sono stati sfortunati, hanno sofferto, sono stati anche male, niente di grave comunque, nessun virus, proprio era più che altro erano denutriti, infatti questo piccolino c'ha un po' il pelo rado sulla faccia, ma non è una questione parassitaria, è un po' la nutrizione. Adesso stanno recuperando, anzi hanno recuperato, sono belli in salute in carne. Adesso li portiamo di là per fare foto e video. Abbiamo dato a questi cuccioli i nomi di fragranze utilizzate per fare i profumi. Sentirete. Andiamo, prendiamoli uno ad uno. Il primo cucciolo è una femminuccia simil-labradorina che si chiama Violetta. Ha il nome della fragranza utilizzata molto nei profumi, la Violetta. Ed è proprio bella come un fiorellino questa cucciola, ma guardatela col suo nasino nero nero, il pelo corto per gli amanti del pelo corto, è bianca ma con le orecchie crema e qualche macchia crema, però le macchie ecco sono, diciamo, cambiano anche di posizione quando sono così impercettibili, quando fanno la muta del pelo delle volte, però diciamo che lei fondamentalmente è bianca, bianca avorio, no? Bellissima, bellissima, dolcissima. Ha sofferto tanto perché sono stati abbandonati tutta la cucciolata, piccolissimi che dovevano stare con la mamma. È stato tragico per loro. Però qui in canile si sono impegnati per farli stare nel miglior modo possibile. E infatti questa cucciolina sta benissimo, ma starà meglio in una casa. Fate un pensiero per questo amore. Non lasciatevela sfuggire questa bambina. Ciao Violetta. Il secondo cucciolo è un maschietto e lo abbiamo chiamato come il nome della fragranza Gelsomino. Gelsomino, quanto sei bello, sei proprio un labradorino tu, con queste orecchie. Sì, ma quanto è carino, quanto avranno? 3 mesi, non di più, non di più. Perché i dentini, guardate i denti definitivi, cioè i denti da latte ancora voglio dire, si stanno ancora adesso allargando un pochettino per dare lo spazio alla parte larga che deve scendere, quindi vuol dire che siamo vicini ai 3 mesi. Essendo piccolino cresce, sicuramente 20-25 kg li raggiunge. Una bella taglia media, è stupendo, fate un pensiero per lui, ha sofferto tanto questo cucciolo. Ciao amore. Terzo cucciolo, come potete intuire dal colore del nastrino, è una femminuccia che abbiamo chiamato Iris, un'altra fragranza utilizzata nei profumi. Ma guardate che bella, e questo nasino a palline, tutto palline palline, sembra un agnellino? Un agnellino, simile agnellino la dobbiamo definire, perché noi molte volte per aiutarvi a capire più o meno il tipo di cane usiamo, specialmente negli annunci, descriverlo come simile qualcosa, che non vuol dire che è quel cane lì, ma che a prima vista ti fa pensare a una certa razza. Questi sono meticci, incroci di incroci. Ecco, per esempio, questa piccolina potrebbe avere qualcosa del mare in mano, se vogliamo, ma non diventa grossa, massimo 25 kg. Ecco, però sarà una cagnolina splendida col pelo batuffoloso per gli amanti del genere. E si vede che è buonissima, buona e bella. Fate un pensierino per questo tesoro, non fatevela sfuggire perché è un amore. Ciao Iris. Il quarto cucciolo è un maschietto e si chiama Patchouli, un'altra fragranza utilizzata per i profumi. Com'è carino anche lui. Potrebbe alla lontana essere un simil labrador perché qualcosa ce l'ha il musino, non lo so, ma sono dei meticci. È bellissimo e avorio con queste macchiette beige qui, il nasino pure lui un po' maculato, guardate quanto è bello, la femminuccia aveva il naso fondo rosa e macchie nere, questo è il nasino nero con le macchiette rosa, qui un po' è cerchiato di beige, è bellissimo, fate un pensiero per questo cucciolo, è buono e tranquillo.
Mandiamolo a casa presto. Ciao, paciuli! Il quinto cucciolo, guardate quanto è carino, è un maschietto più minuto. Lui l'abbiamo chiamato Mughetto. Quanto è carino questo piccino, piccino. Guardate il nasino maculato, anche lui lo sfondo è rosa e ci sono delle macchiette un po' più piccoline. Lui è minutino, minutino, però non è una taglia piccola, diciamo è una taglia media, un po' più media degli altri. Magari arriva a 20 kg, però lui ha qualcosa del volpino. Allora, uno sente volpino e pensa ad un cane che arriva massimo a 10 kg, ovviamente non è. Però se c'è un volpino nel DNA di questo cucciolino, che ci possiamo fare? Poi se c'è anche qualcos'altro che lo fa diventare un po' più grande? Dovete capire che le taglie piccole è difficile trovarle abbandonate. Si trovano, però molti mi chiamano che vogliono il barboncino, il maltese, no, quelli non li abbandonano, quelli li vendono, li sbolognano all'allevamento se non li vogliono più. Ricordatevi, non dovete stare dietro a queste razze, dovete aiutare i meticci, che sono cuccioli meravigliosi che riservano tante sorprese. Di solito sono belle sorprese perché dipende sempre da noi. Amore, diamo una famiglia a questo piccino che ha sofferto tanto. Ciao, Mughetto, tu sei bello. L'ultimo cucciolo è una femminuccia e come potete vedere è la più vivace di tutti. Lei l'abbiamo chiamata Vetivè. Vetivè è una grandissima monellina vivace, vispa. Lei è proprio una meticcia, non possiamo dire simil cosa. Vabbè, ovviamente avrà nel sangue un po' di tutto, sempre però dei cani che si trovano dalle nostre parti, tra cui il volpino sicuramente, perché no? Hanno qualcosa anche del volpino. Che fa? Che fa? Con cosa gioca? Con un biscotto. Però, ecco qua, però al pancino pieno, quindi vede il biscotto soltanto come un gioco. È il genere di cucciola che piace a voi? Così vispa, guardate che simpatica che è. Taglia media, futuri 20 kg. Guardate, è un amore, guardate quella codina impazzita. Fate un pensiero per questa piccola, così vivace, deve stare sola sola in un canile. Lei ha bisogno del contatto umano. Adottatela, vi prego. È troppo dolce, le vorrete un gran bene. Ciao, Vetivè, sei dolcissimo, come tutti i tuoi fratelli.